The Show. Oh oh oh, amici, buon Natale! Mancano 3 settimane, siamo un po' in anticipo con gli auguri. Sì, ma non senti la magia del Natale, il calore di casa propria, la gentilezza, l'amore nell'aria? No, non lo sento. Cioè, siamo all'IKEA, cosa devo sentire? Sento gli annunci che fanno. Volevo fargli un regalo in un ambiente giusto natalizio. Allora, torniamo in ufficio, facciamo le cose in ufficio, glielo diciamo in ufficio. Mi hai fatto mezz'ora di macchina per venire qua. Ah, non c'è nulla di più natalizio nel nostro ufficio alla fine. Comunque, io vado con la comunicazione. Vai. Ragazzi, siamo qui per farvi un regalo di Natale anticipato. Non so se si era capito. Purtroppo non si tratta di un mese di abbonamento gratuito a The Show Plus, ma solo perché YouTube non ce lo permette. Per ora, vedremo. Si tratta invece comunque di una cosa molto bella, la Cactus Roulette, il ritorno del dolore fisico. Finalmente per tutti. Ovviamente fin dove è possibile, sono un bel po' di minuti comunque, non preoccupatevi, perché come avete intuito, avete visto, abbiamo dovuto eliminare tutti i video del dolore fisico dal canale perché nel corso degli anni le policy sono cambiate e non le rispettavo, insomma, sangue, dolore, urla. Non si può solo su The Show Plus. Però perché vi facciamo questo regalo? Per ringraziare tutti voi, anche se non abbonati, che ci seguite da tutti questi anni. Un po' come il video della Cactus Roulette serve a ringraziarvi per il 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di iscritti. Infatti è lo speciale, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. Quindi buona visione e buon Natale. Cioè, anche se un po' in anticipo. Beh sì, però... YouTube ormai era un posto tranquillo. La pace e il safe regnavano sulla piattaforma. Ormai l'avevano cacciato. Gli avevano detto che su YouTube Italia non c'era posto per lui. Ma i nostri eroi sapevano che non era così. E a distanza di 5 anni, il dolore fisico è tornato. Più cattivo, più estremo, più spinoso, più plus che mai. Cactus Roulette. Una sfida adrenalinica al limite dell'umano. Tu lo sai perché non ho paura? Eh? The Show, a distanza di anni, ne usciranno incolumi? Oh! State per assistere al ritorno di urla, lacrime e dolore. Per festeggiare nella maniera più stupida il raggiungimento di 3 traguardi importantissimi. 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di iscritti. Le regole di questa sfida sono molto semplici. Su un tavolo ci saranno 15 vasi con sotto 3 cactus e ogni cactus corrisponde a una sfida estrema per un totale di 3 sfide. A turno Alessio e Alessandro alzeranno un vaso. Se sotto il vaso ci sarà un cactus, dovranno affrontare la sfida. Oppure potranno delegare il compito a uno degli inviati. E tutte le sfide hanno 2 cose in comune: urla e cactus. Sfida 1 milione di iscritti, la Cactus Grab. Iniziamo i festeggiamenti con una sfida molto semplice: spaccare in 2 un cactus a mani nude. Sfida 2 milioni di iscritti, la Cactus Target. Chi pescherà il cactus diventerà un bersaglio umano. A colpirlo non sarà una freccia, ma una bella cilindropunzia fulgida. Sfida 3 milioni di iscritti, la Cactus Jump. Chi pescherà il terzo cactus dovrà affrontare la sfida più temibile: saltare su un tappeto elastico ricoperto di cactus. Per questa sfida molto pericolosa abbiamo fatto venire sul set un medico pronto a soccorrerci se qualcosa dovesse andare storto. Ah, dottore, mi sta facendo più male lei? Prima di iniziare a farci male, c'è un piccolo momento di divulgazione scientifica con il nostro amico Barba Scura X, che ci spiega a cosa stiamo andando incontro. Ciao amici di The Show Plus, qui è il vostro Barba Scura X che vi parla. Oggi vorrei raccontarvi brevemente delle piante grasse. Anche se grasse non è molto carino. Piante sovrappeso. E dire che di base io adoro la filosofia della pianta grassa. È la pianta fotte sega per eccellenza, quella con più cazzimma al mondo. Sta là, non fa un c***o tutto il giorno e spesso odia così tanto il prossimo da essere ricoperta da spine glochidi. Del tipo, mi dovete lasciare stare proprio! Non mi toccare! Sono praticamente io. Pianta grassa, spirito guida. Ma parlando di queste spine, sono un adattamento che serve tanto per resistere alle temperature molto elevate, quanto per tenere alla larga i rompicoglioni, quelli che se la vorrebbero mangiare, che vorrebbero leccarsela, che vorrebbero sedercisi sopra, che vorrebbero farci
all'amore. Perché sì, ci sono anche quelle persone depravate, hanno dei problemi. Ma a quanto pare non basta per proteggersi da masochisti da competizione in cerca di modi esotici per farsi del male fisico nel tentativo di ringraziare i propri fan. Non so di chi sto parlando. Il problema è che se alla vista sembrano banalissimi aghi, poi quando li vai a guardare al microscopio, lì ti rendi conto di quanto queste piante celino un sacco di rancore. Non una spina, bensì un bouquet di spine, in modo da massimizzare i danni, oltre che gli effetti del proprio odio. In questo modo non solo rimuoverle diventa particolarmente simpatico, ma anche leggermente irritante e doloroso. Avete capito adesso quanto vi odiano? Vabbè, tanto non avrò fatto altro che invogliarvi ancor più con questo pippozzo, no? Volete proprio procurarvi male fisico? E fatelo. Bravi, bravi, va bene, bravi. Forse sono anche fiero di voi. Io sono arrugginito, sono passati tantissimi anni. Era il 2015 quando abbiamo fatto l'ultima sfida dolore fisico. A me un po' sono mancate, se posso dire. A me no, è una sfida un po' particolare. Insomma, parecchio. Perché è la mia grande paura, quella degli aghi, punture. Beh, iniziamo. Io, inizia tu a pescare. Sì. Ma da una parte sono teso perché non vorrei fare la prima Cactus Challenge, che mi sembra quella più psicologicamente difficile. Non so se c'è se sei qui sotto oppure no. Comunque, grazie per esservi abbonati. Grazie per seguirci da un sacco di anni. Grazie al non so più cosa dire. A cactus. Quante sono? 15, no? Sono tre cactus. Cioè, quindi una possibilità su 5. Esatto. Se devo, al primo sono proprio sfigato. Ma meno male. Dai! Vai. Coraggiosi, raga, coraggiosi. Arriviamo a 3, sono tre prove. Oh, Jesse, t'ho sentito, I viaggiatori ecologici, che sono fautori della cultura ayurvedica, mi hanno insegnato a sentire l'energia delle cose. No, fatti suggerire un numero. Questo è caldo. Fatti suggerire un numero. Questo era il 6, io prendo l'8. Oh! Volete darmi dei suggerimenti? Tutto quello a destra, io sento che non c'è. Dai, Ale, io me la sento, cavolo. Me la sento dura come ferro. Dove? Buono. Ale, capitano. Alza! Brava Giulia! Brava Giulia! Ma sei strozza! Adesso potrebbe confermare o ribaltare. Esatto. La situazione. No, allora io per puro sadismo direi, visto che giù, dove è finita giù? Giulia, ti nascondi. No. Ma scusa, me l'hai fatto pescare. Aiutarti. Per me poi devi farlo tu. Poi tu puoi decidere se farlo da solo oppure coinvolgere la tua compagna. Dai, la faccio da sola perché sono una pessima lavora. Però tu, la decisa dovresti farlo. Però scelgo io il cactus da spezzare. Dai, lo faccio tu, Dillo. Ridillo. Allora. Ale, vieni, dai. Da. Cactus. Andiamo di là, allora, venite. Sfida 1 milione di iscritti, la Cactus Grab. Con questa sfida si potrebbero comunque fare del male, perché ovviamente andando a tranciare il cactus, le spine che proteggono il cactus si conficcheranno nella pelle e a questo punto potrebbero ovviamente dare molto fastidio. Il fastidio principale qual è? Un'irritazione, a cui se non segue l'estrazione delle spine può portare a conseguenze ben più importanti. Adesso io comunque sono qua per sostenere Giulia, la mia amica. Ma come si tira indietro? Cioè, esatto. Si tira indietro facendo no, pure. Sei agitata? No. Dottore? Dottore c'è, dottore c'è. Ok. Dai, amore mio, tu sei tanto carino. È secco. È secco. Ma cos'è sta roba? Vado, tappami il naso, per favore. Oh, le mie tette tappami il naso. Mica devi usare. Hanno perso le mani, tocca. Ragazze, se no vi do una possibilità. Se volete, forse mi pentirò di quello che sto per dire, ma lo faccio io. Ok. No. Che periodo ho usato? Non era ipotetico. Dottore, cioè, vai. Può andare, Cestigliano, grazie. Via la mano. Cestigliano, via la mano. Dai, abbi coraggio. Dai, silenzio, è un momento serio. Lasciamolo ragionare. Sono un po' agitato perché il prete mi ha detto che se sei una carica di. Il prete. No, perché dicevo, sei andato a dire tutto il prete. Il dottore ha detto che quando hai un carico di adrenalina e poi scende, svieni. Ma tu non hai un carico di adrenalina. Parli di adrenalina, devi spiegare un carico. Ma vi giuro che mi sto cagando addosso. Tagli una leccatina prima. Ma perché dai, c***o! Comunque nel 2015 eravate più coraggiosi, ragazzi. Qual è la parte di. Zitti, ragazzi, adesso, Silenzio. È difficilissimo, vi giuro su Dio. Non è semplice. Ma sì, dai, un cactus. Dai, è un camioncino. Ce l'ho. Dai, ce l'ho. Vai. Ce l'ho, devo pensare a quelle volte che ci siamo fatti male, quelle volte che abbiamo mangiato l'hamburger. Non ti caricare troppo, se no svieni, ricordati. Giusto, è vero. Devo caricare un po' meno. Quelle volte che abbiamo giocato a Jenga con le frustate, le trappole per topi. Mi devo ricordare
paintball. Allo sbocco, al paintball, a tutte quelle cose lì, focalizzare e poi andare dritto all'obiettivo. Proprio drittissimo, cioè in fondo a destra. Ale, guarda che fiati. Dai, cazzo, vai. Ah, no, fiati, non è difficile. Tu strippa. Fatti i cazzi tuoi. Vai, vai, vai. Spaccati, pezzo di merda! Oddio! Fate le coperture delle mani! Non guardare, non Madonna, quanti c***o! Guarda! Madonna! Aspetti, dottore, che... Guarda che si sta devono fare delle belle coperture perché non lo rifarò mai questa si gonfia cosa di brutto, eh! Dottore, chiamate un dottore! Dottore, chiamate un dottore! Dottore, dottore, se mi schiaccia le spine! Lì fa malissimo! Quante ne hai, Ale? Magari, Ale, la tua mano ce l'abbiamo. Cioè, non posso nemmeno grattarmi il c***o con sta mano perché... Cioè... Ma te li gratti meglio, fanno più attrito, capito? Sì, Ma vuoi che te lo tengo io? Vuoi che te lo tengo io? Vai. Ma stai scherzando? Non si può dire. No. Raga, toglietemi queste spine dal c***o. Non ce le hai! Sembra che tu abbia dei peli bianchi che ti escono dalle mani. Comunque, posso parlare con le persone che hanno sottoscritto un abbonamento per vedermi soffrire? Io vi dico grazie, ma non è abbastanza. Cioè, nel senso, non so se sono disposto a rifarlo. Ah! Dottore, mi sta facendo più male lei? Ma questa è la sfida! Ma tecnicamente, se si dovesse spezzare una dentro, no, io non posso morire per questo. No. L'ho distrutto. Ma che roba, sei una belva sei. Prego. Ah no, io. Ma che prego? Ho capito, è la sorte, cioè non è che può comunque, essere. Comunque da maleducato non ho ringraziato per il milione di iscritti. Questa era la sfida, era per il milione di iscritti. Grazie. Passiamo a quella da due. Qui sono un po' più teso perché qui si parla di farsi lanciare un cactus sul torso, nudo. Giulia, dimmi un numero. No, io eviterei. No, quello da non scegliere. Questo. Quello che... No, fatti suggerire un numero. Questo fatti, è caldo. Fatti suggerire questo. Chi scegli? Chi te la lancia? Te la lancio io? Questa è la sfida per i 2 milioni di iscritti. Una persona normale in questa situazione non avrebbe mai scelto qualcuno a cui ha sparato in testa. Edoardo. Via! Porca troia, hai beccato sul collo! Ho anche mirato in basso! Vieni qua. Siccome io voglio farmi male, perché noi siamo qui per farci male oggi per voi. Cioè, ti fai. Mi faccio sparare, me lo faccio lanciare da te. L'hai sparato in testa con un tempo. È giusto così. Bravo. Devi farmi male. Sì, ti farò male. Dammi un pugno. Vai. No, aspetta, lo fai. No, per... Sfida 2 milioni di iscritti. La Cactus Target. Si va a massacrare Alessandro. Se devo essere onesto, durante tutto il tragitto ho anche avuto tempo un po' di risentirmi e dire cavolo, ma io davvero posso arrogarmi il diritto? Poi ho detto sì, certo, sì, posso arrogarmi il diritto. Se avete visto gli episodi precedenti al dolore fisico sapete che ho solo un punto debole, i capezzoli, che infatti ho prontamente protetto, visto che col paintball era finita male con i miei capezzoli. Nel frattempo stanno preparando le tempere. Art attack, quella... ragazzi. Analizziamoli con calma. Vai. Ok, io voglio scegliere questo. Analizziamoli con calma. Ma tu riesci a pugnarlo bene? È andato. Oh, come giocare a pallineve. Prete, che pittura un uomo con i capezzoli coperti da della gaffa nera e... Non gatto, vogliamo far schizzare le iscrizioni? Dai. No, tu vuoi far schizzare qualcos'altro. Uno, due, tre, Cactus! Potevamo accordarci prima su cosa dire? Testa di cazzo, sei pronto? Ai ai ai. Ricordati, ricordici che lui ti vorrebbe fare molto male. Non ti preoccupare. Vado? Sei pronto, brutto tu? Coglione? Ma cosa? Sei pronto, brutto? Sono brutto, 6 anni brutto, di non allenamento. Ti ricordo che ci siamo già trovati in questa situazione, faccia di merda. Io sono stato sconfitto. Hai tolto la sicura? Tu lo sai perché non ho paura? Perché ci sono 3 milioni e mezzo di persone che non vedono l'ora di vedere che noi ci facciamo male. Posso dirti una cosa? No. Quando ti ho sparato in testa, non mi ha fatto tanto piacere farti sanguinare, mi ha fatto piacere vedere la tua donna dire no, 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 no. No. Soffrendo sì, per te sì, che pensavo fossimo. Sei pronto? Sì. Tira! Tira! Sparamela addosso! Vai! No! Vabbè, basta, grazie ragazzi! Il
dolore è solo una sensazione psicologica. Vai. Il dolore non esiste. Siete pronti? Sì. A vederli soffrire? 3, 2, 1! Guarda ciò! Basta, basta, stop. Sapevamo sarebbe dovuto arrivare questo momento. Dobbiamo interrompere il video. Perché? Perché vabbè, Edo ha una mira pessima. Però dopo un po' di tentativi mi colpisce anche forte, mi fa male. Poi c'è Ale che si tuffa sui cactus. Insomma, cose che non possiamo farvi vedere. Ma abbiamo una buona notizia per voi. Potete continuare a vedere il resto del video senza aspettare che la società capitalistica crolli, che le policy vengano abolite sulle pubblicità per sempre. Perché basta abbonarvi a The Show Plus. Semplice. Voglio dire, terzo livello di The Show Plus Plus, che poi secondo me è anche un ottimo regalo di Natale da fare a amici o parenti. Grazie. Grazie. Siete a corto di idee regalo per Natale per i vostri amici, ma seguono The Show? Beh, ma allora è semplicissimo. Regalategli The Show Plus. Ma Alessandro, c'è bisogno di una carta di credito. Come faccio? Non posso. Oppure potete comprare la card Google Play. La trovate anche al supermercato. 15 euro è il taglio minimo. Voi pagate in contanti. Sono già 3 mesi di abbonamento che potete anche dividervi con gli amici. Ci vediamo sotto l'albero. E trovate tutti i video esclusivi che ora vi elencherò per la vostra gioia. Spero li sappiate a memoria anche voi. IM Plus 1, IM Plus 2, Team The Show React Plus, le Olimpiadi del Coraggio, lo spin-off incredibile di In Cambio di Soldi, video di Tempera Biscotti, Letto Fatto Plus, Due Vecchi Bastardi. Ce ne sono talmente tanti che non me li ricordo neanche tutti. Quindi ragazzi, il link è in descrizione. Poi ci sono un sacco di altri vantaggi che adesso qua non sto a elencarvi. E tra l'altro questo mese esce un altro incredibile video. E poi ci sono un sacco di altri vantaggi che ormai, cioè, avrete le palle grosse. Così. Le palle di Natale grosse, grosse così, proprio. Ragazzi. Però insomma è chiaro, ne vale la pena. Lo facciamo per voi, perché regalatevi e regalate alla vostra famiglia The Show Plus. Regalerete un sorriso. La ricetta della felicità è... Ma no, no, no. Vi divertirete, ma... Però è Natale con i parenti. Ma guardiamo questo che beve la cavallo. No, cioè, no, non si può dire qua. 4,99€, provateci, dai. Guardate quello che col taser gli spacca la testa. No. Ciao, buon Natale.